Di nuovo in diretta qui dalla zona bersaglio di Luserna San Giovanni, si sta concludendo perché ci sono ancora atleti in arrivo, la gara maschile sui 10 chilometri, abbiamo con noi però il vincitore Luca Alfieri, intanto grandi complimenti. Grazie. Complimenti. Allora, vittoria che insomma abbiamo visto, ecco, noi che da questa postazione possiamo vedere solo il tratto finale, abbiamo visto un po' riproporsi il tema della gara dell'altro anno, ma a ruoli invertiti. Raccontaci un po' come hai gestito, qual è stata la tua strategia di gara e se poi, insomma, quando le cose si concretizzano, sei riuscito a realizzare quello che ti eri immaginato. Immagino, ecco, che una gara si prepari anche mentalmente nei punti, certo. Dove allungare, dove... Raccontaci un po' la tua strategia. Allora, cercato di fare una gara corsa in maniera regolare, quindi ero già d'accordo con il secondo ala, che siamo partiti un pochino normali, poi abbiamo visto come andava poi la gara. L'unica cosa è che non ho messo in conto tutte le curve, quindi è stata un po' di difficoltà, però comunque abbiamo fatto la nostra gara, ce la siamo poi giocati fino alla fine, e alla fine è andata bene. Ecco, so che in questo tipo di gare, oltre al primo posto, no? Quindi la vittoria in sé, l'arrivare prima degli altri, si dà un'importanza anche al tempo. Mi sembra che oggi il tuo tempo sia stato più che soddisfacente. Sì, io ho preso 31.35, però non lo so esattamente quanto sia possa essere preciso. Comunque sì, aver corso un tempo del genere mi fa ben sperare per la stagione, ecco. Ecco, rispetto al terreno di gara, ti aspettavi questo tipo di terreno leggermente allentato ma comunque praticabile, oppure ti aspettavi una gara su un terreno un po' più asciutto? No, ma aspettavo comunque un terreno del genere. Alla fine il fango c'era, ma alla fine era un fango corribile, quindi per me va benissimo il fango perché ci corro bene, però... Ecco, Luca, hai 23 anni, quindi insomma ancora tanta strada davanti. Quali sono un po' le tue prospettive, i tuoi obiettivi? Dove puoi arrivare secondo le tue aspettative? Allora, diciamo che essendo ancora giovane c'è ancora tanto da vedere. Non so ancora cosa farò fra un anno, due anni, quindi non lo so. Sicuramente quest'anno ci concentreremo sulle gare nazionali e internazionali, in vista anche magari di un europeo che sono a fine giugno, cioè inizio giugno. Ecco, raccontaci un po', spesso quando si è ragazzini, bambini, no? Si è così bombardati dalle possibilità di mille sport diversi. Quando e come e perché hai scelto l'atletica, che sicuramente dà grandi soddisfazioni ma vuol dire spesso tanta grande fatica, grandi sacrifici? Allora, io ho cominciato a 9 anni, dopo una campestre della scuola ho incontrato quello che era poi il mio allenatore di adesso, da lì sono rientrato ma non sono più uscito alla fine, quindi mi sono avvicinato veramente senza sapere neanche cosa fosse l'atletica. E poi, piano piano, abbiamo visto che qualche risultato c'era, quindi valeva la pena andare avanti, ecco. Ecco, sappiamo che voi, insomma, correte, dividete la stagione un po' in due parti, quindi questa è la stagione del cross, poi si passa all'impegno su pista. Secondo le tue caratteristiche, dove ti vedi più nel tuo? Su un terreno come questo o sulla pista? Sicuramente la campestre. Io ho fatto 6 europei in campestre, con la maglia azzurra, quindi è un terreno che conosco, che so bene so gestire molto bene la campestre, però bisogna anche fare bene la pista, perché la pista alla fine è quello che conta veramente. Ecco, un'ultima domanda, abbiamo parlato di sacrifici, nella vita di un atleta ci sono spesso anche momenti difficili dove è difficile mantenere anche l'aspetto delle motivazioni, magari il rischio è quello di scoraggiarsi. Tu hai avuto nella tua carriera, che ancora, ripetiamo, sei molto giovane, però hai diversi anni alle spalle, dei momenti di difficoltà, e come sei riuscito a superarli, se li hai avuti? Ah, quello sicuramente, anche perché noi non siamo fatti per correre. Quindi alla fine, prima o poi, qualche problema salta sempre fuori. I momenti difficili ci sono, tutti ce li hanno. La cosa importante è saperci uscire e anche saperli vivere. Quindi diciamo che bisogna essere concentrati e sapere che prima o poi qualcosa succederà e cambia qualcosa. Ecco, adesso ti godrai il meritato riposo, poi qual è la prossima tappa, il prossimo impegno di rilievo? Allora, a fine febbraio sono con la mia società, la Casa Noceto di Parma,
Abbiamo la Coppa Europa per cross su campestre e poi abbiamo le campionate italiane su campestre. Qui diciamo che queste sono le due ultime gare sulla campestre e poi andare sulla pista. Benissimo, noi allora rinnoviamo i complimenti. Grazie a Luca mille. Per il suo successo e naturalmente anche per il futuro, per questa stagione che insomma entrerà anche nel vivo con grandi appuntamenti anche di livello internazionale. Grazie Luca. Grazie a voi. Benissimo, allora noi direi che così purtroppo non siamo riusciti a intercettare Valeria Ruffino che non siamo riusciti a portare qui, ci sarebbe piaciuto farci raccontare anche da lei le sue impressioni su questa bella vittoria. Chiudiamo qui la nostra diretta dal bersaglio di Luserna e appuntamento speriamo a un altro anno dove forse racconteremo un cross internazionale, ma questo lo sapremo solo più avanti. A tutte le persone in ascolto e in visione auguriamo una buona prossima seguimento con la programmazione di RBE. Ciao!